Allora, io direi che possiamo partire perché veramente la carne al fuoco è tanta, dobbiamo usare due webcam, anzi io farei subito una prova e mi dite se funziona. Allora, partiamo subito con un sondaggino, così per sapere come siete messi con il beacon. Chiudo sondaggio, condividi sondaggio. Eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Il bacon fritto con l'uovo tutte le mattine a Lidl prende bene il 7% di voi. Te, insomma, bravi, 7%. Fate, mandate qualche foto su Instagram di questa colazione che fate lì. Sono a dieta, niente bacon, mai neppure sentito nominare. Perfetto, però qui si è messi male, pensavo qualcosa di meglio. 80%, vabbè. Ho letto, mi hanno informato, è già qualche cosa e poi buio assoluto per il resto. Ragazzi, 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 siamo come dire una classe che, alla quale andrebbe fatto un piccolo corso di recupero. Quindi di cosa ci occupiamo, cosa faremo oggi? Oggi parliamo di che cos'è, come funziona la tecnologia di prossimità, naturalmente, e poi in particolare legata ai bitcoin. Vedremo degli esempi di apprendimento di marketing di prossimità. Poi vedremo come è fatto e come si programma un beacon, come viene strutturato e come si crea un progetto beacon. C'è una differenza tra l'oggetto beacon e il progetto che lo sostiene, ovviamente, e poi facciamo un esperimento insieme, vediamo se funziona. Allora, a questo punto io vi chiederei vi do 2 minuti per vedere il filmato che avete fra i documenti e si intitola Mobilità del soggetto. Molto bene, il filmato parla dell'apprendimento di prossimità, in particolare della geolocalizzazione dell'apprendimento, perché ciò di cui noi oggi ci occupiamo riguarda esattamente questo tema, vale a dire la geolocalizzazione dell'apprendimento, cioè un apprendimento centrato sul soggetto in mobilità. Il primo insegnamento che è stato geolocalizzato sul soggetto lo raggiungeva là dove risiedeva, via broadcasting. E attraverso una corrispondenza non era determinato dalla mobilità del soggetto, ma dal tempo che lui aveva a disposizione per ricevere i contenuti. Era l'apprendimento mobile. Il soggetto era statico, è chiaro questo, il primo apprendimento geolocalizzato si fondava non sulla mobilità del soggetto, ma sulla mobilità dell'apprendimento. E si trattava, per esempio, per chi di voi a una certa età può ricordarsi delle famose pubblicità della scuola radioelettrica di Torino, città che poi vi sto trasmettendo non a caso per questi webinar, ed era l'insegnamento per corrispondenza, un insegnamento che esiste ancora oggi e che consentiva di compiere una rivoluzione straordinaria perché consentiva ai soggetti di ricevere l'apprendimento ovunque essi si trovavano senza la necessità di doversi delocalizzare per raggiungere l'istituzione preposta all'insegnamento. Questa è stata la primissima forma di un apprendimento, insegnamento che era fondato sulla geolocalizzazione, cioè sulla caratteristica di localizzazione geografica del soggetto laddove risiedeva. La seconda tappa della geolocalizzazione dell'apprendimento, invece, è determinata dalla condizione di mobilità del soggetto, vale a dire,
l'apprendimento deve poterlo raggiungere ovunque egli si trovi, anche in una condizione di mobilità. Per esempio, oggi qualcuno di voi mi ha scritto che sta viaggiando e sta seguendo il webinar dal suo dispositivo, dal suo cellulare, smartphone, mentre viaggia. Quindi noi lo stiamo raggiungendo nella sua condizione di mobilità, e questa è la seconda tappa della geolocalizzazione dell'apprendimento. Poi avete visto un'animazione, perché diciamo questa animazione dimostra che questa geolocalizzazione può essere determinata inizialmente da un terreno molto circoscritto, che può essere il quartiere, la propria città, intorno al luogo di residenza, ma oggi avviene, dopo lo sviluppo delle reti internet e soprattutto dopo la banda, una banda più, non dico larga, diciamo migliore, che può raggiungere i soggetti un po' ovunque, ecco che l'apprendimento, la geolocalizzazione dell'apprendimento avviene su scala planetaria. Ma la condizione affinché la mobilità del soggetto sia rilevante per l'apprendimento è determinata dai dispositivi mobili che possiede. Questo è il nucleo della rivoluzione di un apprendimento geolocalizzato. Non che non se ne sentisse la necessità è sempre esistita, quella di coniugare il tempo libero col tempo del lavoro e quindi la possibilità di apprendere ovunque, ma era condizionata dalla mancanza di disponibilità di strumenti che permettessero di rendere fattibile questa, di soddisfare questa esigenza. Gli strumenti sono essenzialmente, prima di tutto, i computer portatili con le famose chiavettine che si collegavano a internet, e poi naturalmente gli smartphone e i tablet, che oggi consentono una piena mobilità del soggetto e quindi un apprendimento mobile. Allora, questo che cosa significa? Avete visto nella seconda animazione che è una animazione determinata dal pulsare continuo, perché è un contatto continuo che si determina dal soggetto ai suoi dispositivi, attraverso le reti informatiche, quindi attraverso per esempio le reti Wi-Fi, ma anche i dispositivi Bluetooth. Questo pulsare, osservate, questo pulsare che ho sistemato nel filmato di introduzione, non è stabilito a caso. Perché? Perché, come poi vedremo, la tecnologia Beacon funziona proprio attraverso una continua emissione di segnali radio e di connessioni Bluetooth che sono proprio rappresentati in questo modo, attraverso un sistema di invio continuo e ricezione continua di segnali che permettono al soggetto di essere, come dire, sistematicamente localizzato. Guardate che esistono dei sistemi anche particolarmente avanzati che fanno uso, per esempio, degli access point, ROI e altri, e che consentono di localizzare il soggetto e di stabilire anche di quali contenuti e informazioni lui ha bisogno, per esempio quando guarda la vetrina di un negozio o entra in un grande magazzino. Naturalmente noi qui stiamo facendo dei discorsi di tipo morale, giusto, non giusto, la privacy, eccetera. Tutto questo non ci interessa. Noi, e non perché non ci interessi, perché non interessa in questo contesto. Quello che a noi interessa qui è capire che cosa possono fare queste tecnologie, e quindi ci occuperemo della tecnologia Beacon in particolare. Quindi passiamo subito a cercare di comprendere che cos'è il Beacon e come funziona. Allora, prima di tutto dovete sapere che iBeacon nasce nel 2013 ed è stata presentata alla Apple Developer Conference nel 2013, appunto, ed è una tecnologia Apple, una tecnologia che Apple ha inventato, ha costruito, ha divulgato e che ha messo nelle mani degli sviluppatori fin da 4 anni fa, e che ha adottato in 56 negozi Apple Store in tutto il mondo. Adesso la tecnologia iBeacon è stata poi ripresa in mano, per esempio anche da Google, che ha costruito delle proprie piattaforme, e alla fine accenneremo anche a questo, vi darò un paio di indicazioni. Quindi siamo di fronte a una tecnologia molto recente,
Che cos'è il beacon esattamente? È una tecnologia di prossimità. Cosa vuol dire tecnologia di prossimità? Vuol dire che è una tecnologia che si mette in moto, funziona, si attiva solo quando il soggetto è vicino a questa tecnologia. Per farvi un esempio, voi avete già una tecnologia di prossimità, esperienza di una tecnologia di prossimità, che consiste nelle reti Wi-Fi. Quando voi siete nei pressi di una rete Wi-Fi, il vostro dispositivo la rileva. Poi, se avete anche le password o la rete libera, così potete anche usufruire. Quindi è una tecnologia che funziona solo quando voi siete vicini all'oggetto. Però, scusate, mi sta tutto. Voilà. Bene, là in giro 10 ore a camminare e sudare, poi questi sono i risultati. Allora, dicevo, è una, appunto, una tecnologia di prossimità, il beacon, che però funziona via Bluetooth. Cosa vuol dire funzionare attraverso Bluetooth? Vuol dire che in teoria, teoricamente, non ha bisogno della rete Wi-Fi e, per esempio, non ha bisogno di una connessione internet. In realtà non è vero, per il motivo che poi vedremo, o diciamo è vero e non è vero allo stesso tempo, però il primo contatto che avviene con questa tecnologia è indipendente dalla rete internet. Siamo svincolati dal fatto che appunto la rete prenda, non prenda, sia buona, eccetera, perché è una tecnologia Bluetooth, quindi stabilisce una connessione peer-to-peer, oggetto-oggetto, indipendente dall'esistenza di una rete internet. Beacon la possiamo definire come una tecnologia narcisista, se vogliamo, perché che cosa fa il beacon? Che tipo di segnalazione manda? Manda un segnale radio che sostanzialmente dice al nostro dispositivo che abbiamo in tasca nel momento in cui transitiamo vicino a un oggetto beacon. Ci dice: ciao, io sono beacon, mi ricevi? È una tecnologia che segnala se stesso, non manda una risorsa, un documento a vostra insaputa, però vi dice: guardate, io sono qua, esisto, sono qui, che cosa vuoi fare? Mi ricevi? E l'applicazione che voi avete sul vostro dispositivo, una volta che ha ricevuto il segnale radio di beacon, può comunicarvi la vostra esistenza, e a questo punto vengono scatenati degli eventi. Quindi ricapitoliamo: c'è un oggetto, il beacon, che si trova nei pressi della vostra tecnologia, il beacon segnala la sua presenza, un'applicazione interna che voi dovete avere e che deve essere aperta riceve questo segnale e automaticamente scatena degli eventi che sono quelli che sono stati programmati dagli sviluppatori del beacon. Quindi potreste essere in montagna e avere delle notizie riguardo le stazioni sciistiche, potreste, non so, essere in visita a un parco naturale, quindi avere delle schede di informazione sugli elementi della natura che state osservando in quel momento lì, sulla cucina locale, giochi sulla neve, eccetera, eccetera. Avrete delle informazioni che sono geolocalizzate nel contesto, quindi non vi si proporrà di fare un acquisto nel negozio di Prada a Roma nel momento in cui voi siete al Parco dello Stelvio a godere della natura. Avrete delle informazioni che sono contestuali. La tecnologia di prossimità beacon, a differenza per esempio di quella Wi-Fi, che proponendovi l'accesso a internet vi colloca all'interno di un mondo molto vasto di informazioni, la tecnologia beacon vi propone invece dei contenuti che sono relativi ai siti che voi in quel momento state visitando.
Quindi, una volta che il beacon segnala la vostra posizione, però noi ci domandiamo, d'accordo, ma che rapporto esiste tra la distanza di questo oggetto e il soggetto che sta attraversando quel luogo? Allora, il beacon in effetti invia il segnale della sua posizione. Cioè dice, guardate, io sono qui e mi trovo esattamente in questo punto. La posizione del beacon può normalmente è catalogata secondo tre standard, che sono alcuni centimetri, quindi voi dovete essere molto vicini al beacon. Per esempio, se siete all'interno di un'esposizione fotografica, di una mostra di fotografia o di pittura, e quindi sulle pareti avete molti oggetti, può darsi che vi siano molti beacon, per esempio uno sotto ogni oggetto. Dunque, bisogna fare in modo che i beacon non interferiscano l'uno con l'altro. Per fare questo, bisogna settare la distanza massima di trasmissione, che può essere anche alcuni centimetri. Quindi voi, solo quando sarete di fronte all'immagine, alla fotografia, all'opera d'arte, al quadro, solo a quel punto riceverete la segnalazione del beacon. Poi abbiamo una distanza che varia, appunto, intermedia, da pochi centimetri a circa 2 metri, e poi abbiamo una distanza superiore ai 10 metri. Alcuni di questi oggetti, i beacon, ve li mostro qua nella videocamera, poi li vedremo meglio, quando li apriamo li smonteremo anche. Alcuni di questi oggetti possono trasmettere fino a 70 metri di distanza. E allora vedete, da pochi centimetri, quindi da molto vicino all'oggetto, anche a distanze impegnative. Beacon però non è una tecnologia di prossimità sul genere, per esempio, delle geolocalizzazioni a cui voi siete abituati con le mappe di Google o le mappe di Apple, che mandano la rilevazione della vostra collocazione geografica in termini di latitudine e longitudine. Beacon non utilizza questo sistema per determinare la posizione, ma impiega un segnale Bluetooth a bassa energia che viene rilevato dal dispositivo iOS tramite applicazione Android o USB, eccetera. Cioè, in base all'energia di emissione del segnale beacon e al tempo che ci mette di ricezione, l'apparecchio fa un calcolo e calcola la distanza. Quindi è un'operazione matematica differente rispetto a quella che mette in atto un GPS. Questo è interessante, al di là, diciamo, della particolarità tecnica, che poi all'atto pratico non interessa neanche gli sviluppatori, nel senso che loro hanno le loro tabelle per sviluppare questi oggetti, però ci interessa capire che con il termine geolocalizzazione si intendono numerose tecnologie che sono differenti nella loro stessa struttura, le une dalle altre. Beacon invia delle notifiche di prossimità. Ovviamente le notifiche possono essere ricevute solo ed esclusivamente se il vostro dispositivo è predisposto per la loro ricezione. Per esempio, vedete qui, dice: sei nella zona letteratura, sei nella zona del programma e delle risorse di letteratura. Poi cena dell'11 aprile, qui puoi ricevere delle informazioni sugli ospiti e sui tavoli ai quali loro si trovano. Una grande cena con tanta gente, nel momento in cui entri in sala ti dice: ok, sei nella cena dell'11 aprile. E così via. Qui invece ti trovi nell'area di Latino e quindi puoi ricevere dei contenuti di. Quindi, come dicevo prima, contenuti geolocalizzati secondo
e le caratteristiche dell'ambiente in cui vi trovate. Vediamo qualche esempio. Amsterdam. Nell'aeroporto di Amsterdam, voi pensate, sono disposti oltre 2000 beacon in tutte le aree che passano delle informazioni di prossimità alle persone mano a mano che attraversano i diversi locali. Il Nou Camp di Barcellona, per chi di voi è tifoso di calcio, e tra l'altro è una combinazione che sta seguendo anche gli avvenimenti recenti che avvengono in Catalogna, sappia che allo stadio di Barcellona c'è un'applicazione specifica, è quella della Federazione Calcio del Barcellona, che trasmette informazioni sulle attività di ciascuna squadra, calcio, basket, hockey, pallamano e così via. I beacon si trovano all'ingresso dello stadio. L'applicazione trasmette anche le offerte speciali e le promozioni in base alla posizione dell'utente e inoltre permette di acquistare i biglietti del percorso museale del Camp Nou. Qui avete anche dei link che adesso io non attivo perché le slide vi verranno lasciate e vi potrete leggere appunto delle interviste e approfondire questi esempi che adesso vi sto portando. Musei. Dal momento che le persone in genere seguono un programma e vogliono avere il controllo della propria esperienza, un messaggio di benvenuto può indicare tutte le attività disponibili per aiutarli a stabilire la priorità della loro vista. Quindi nel momento in cui entrano, per esempio, a questi musei, che potete vedere attraverso appunto questo link, dove sono disposti i beacon, e le persone vengono accolte da messaggi specifici che li aiutano a organizzare la propria visita all'interno del museo. Ma oltre a un messaggio iniziale possiamo anche inviare un saluto finale e alle volte questi saluti comportano anche la richiesta di stesura di piccoli questionari o, come in questo caso, per esempio, abbiamo stabilito alcuni eventi che utilizzano il messaggio di addio per fornire ulteriori incentivi per ritornare. Per esempio, uno sconto sulla prossima visita, oppure se portano un amico. Oppure possiamo offrire una scaletta di eventi futuri da segnalare nei calendari. Quindi, oltre a fornire quelle informazioni di cui vi parlavo prima, relativamente alle opere d'arte, alle opere esposte all'interno del museo, il beacon può diventare anche uno strumento interattivo per favorire determinati comportamenti, per sostenere determinati comportamenti, oltre che per consolidare l'esperienza d'uso e il feeling che lo spettatore può instaurare con gli oggetti che in quel momento si trova a fruire. Adesso parliamo di come è fatto e come si programma un beacon. Allora, fino adesso abbiamo parlato così, a grandi linee ovviamente, abbiamo affrontato il tema della geolocalizzazione dell'apprendimento, abbiamo all'interno di questo tema fatto alcuni cenni sull'apprendimento di prossimità, abbiamo visto in che modo la geolocalizzazione può presentare diverse tecniche di comunicazione, quale quella dei beacon, che si distingue dalla geolocalizzazione delle mappe o delle reti Wi-Fi per la tecnologia Bluetooth e per un calcolo basato sulla distanza del beacon stesso rispetto al soggetto che riceve il segnale. Questo è quello di cui ci siamo occupati fino adesso. Adesso dobbiamo cominciare a vedere invece nello specifico come funziona il beacon. Quindi mi dite se a questo punto funziona tutto, perché entriamo un po' più nello specifico del beacon. Quindi i dati che io adesso vi proporrò sono, diciamo, fondamentalmente delle nozioni che vi servono per inquadrare la tecnologia del beacon, ma non
che sono dei dati che dovete imparare per poterla utilizzare. Vedremo appunto che ci sono due modi per poi programmare i beacon. Noi useremo quello più facile, perché altrimenti dovremmo essere dei programmatori e usare degli ambienti di programmazione specifici. Lo standard beacon si chiama appunto standard DLE ed è stato creato, come vi dicevo, da Apple nel 2013 e si basa su un identificativo completo, un OUID, cioè un Universal Unique Identifier di 16 grammi. Questo è importante perché lo ritroveremo. Per esempio, questo è l'identificativo di un beacon. Questo lungo numero è l'identificativo di un beacon. L'UID stabilisce i fari, cioè i beacon, che appartengono allo stesso insieme. Cioè vuol dire che se io devo beaconizzare un istituto scolastico, un museo, eccetera, stabilirò che tutti i beacon che appartengono a questa istituzione avranno come identificativo caratteristico questo. E normalmente questo corrisponde anche al produttore di beacon. Infatti che esistono poi diverse marche con diverse caratteristiche, diciamo così, diverse strutture, ecco, più che marche di beacon, diverse strutture che hanno diverse caratteristiche, e noi possiamo decidere che scegliamo un modello di tipo estimate, cioè della carne, consumiamo tutti del roast beef. Ok, quindi prendiamo il beacon roast beef. Il beacon roast beef ha questo identificativo. Invece un'altra scuola decide di utilizzare una tecnologia che è il filetto. D'accordo? Allora sarà il beacon filetto e avrà un altro numero identificativo. Quindi considerate questi numeri come degli elementi che identificano la struttura del beacon e che hanno un nome, ma che quello che poi conta dal punto di vista della programmazione invece è un numero esadecimale, una sigla come questa, che è conosciuta come l'identificativo del beacon. Però è chiaro che se dobbiamo inserire 2000 pezzi di questo genere, come è avvenuto all'aeroporto di Amsterdam, dobbiamo anche poter identificare i singoli pezzi. Non possono avere tutti uno stesso identificativo, d'accordo? Avranno un numero di identificazione che apparterà all'area, all'istituzione, poi però se siamo in una sala, siamo in una classe, siamo in un laboratorio e quindi lì sono presenti dei beacon specifici, dovremo fare in modo che anche loro si identificano in qualche maniera. Allora, per questo esistono due altri fattori di identificazione, che sono il measure e il minor. Il measure indica un'area o un insieme più piccolo che appartiene al gruppo principale. Per esempio, siamo nel museo, siamo nell'area Van Gogh. Allora, la sala Van Gogh avrà un measure che è identificato da un numero, che è questo. Quindi quando noi programmiamo un beacon dobbiamo crearci una tabella e diligentemente scriveremo museo di Van Gogh, beacon di tipo estimate, UID è questo, poi sala degli acquarelli, sarà 24943. Quindi tutti i beacon presenti in quella sala avranno come numero identificativo questo. Invece, i beacon presenti nella biblioteca del museo avranno come identificativo, 24944, poi 249, 45, 46 e così via. Ogni sala, il major indica, come dire, lo spazio maggiore, quindi tutti i beacon avranno questa caratteristica.
E il minor, ovviamente, potete arrivarci da soli, il minor si identificherà invece i singoli beacon, in modo che anche all'interno di una stessa sala dove sono presenti 20, 30, 40 beacon, non avremo problemi di identificare quali contenuti ciascuno di loro deve trasmettere, perché ci sarà il beacon numero, poniamo 60188, che sarà posto sotto la Gioconda, e il beacon della Gioconda, punto. Anzi, la Gioconda, data l'importanza che ha questo dipinto, potrebbe avere tre beacon: uno che trasmette a una distanza di 5 metri, anche 6 o 7, perché ovviamente è tanta, e potrebbe fornire le informazioni generali. Poi potrebbe esserci una visita guidata attorno alla parte destra del quadro, quindi con una trasmissione a pochi centimetri, e un altro nella parte sinistra, per esempio, all'uscita, anche lì di pochi centimetri, per fornire altre informazioni. Ognuno avrebbe il suo identificativo. Quindi, ricapitolando, penso che abbiate capito la struttura del beacon, che ha a che fare con l'istituzione in sé. Tipologia, numero identificativo così lungo, composto da 16 lettere e numeri. Il major, cioè la sala, il luogo maggiore di riferimento, tutti i beacon di quel luogo avranno lo stesso numero, e poi finalmente il numero identificativo di ciascun beacon singolo disposto all'interno di quel locale. Penso che, vedete, non è difficile poi da ricordare questo tipo di struttura. Ok? Guardo qui che c'è Maria che non riesce a sentire. Mi dispiace molto, vedo che sentono tutti. Prova a sistemare un po' il tuo audio, spero che si sia messa in regola, se no vedremo. Allora, adesso continuiamo. Vediamo le distanze come vengono calcolate. Vengono calcolate in decibel e da lì poi vengono ricavati i metri, perché, come vi ho spiegato prima, il calcolo non avviene attraverso un sistema di assi cartesiani e di meridiani che determinano il classico modo di calcolare, di localizzare il soggetto, che è quello delle mappe, ma attraverso la trasmissione in potenza di trasmissione. E quindi abbiamo qui normalmente 7 livelli di trasmissione, che sono da meno di 2 metri fino a, in qualche caso, anche addirittura superiore ai 70 metri, quindi qui per esempio anche a 90. Questa è una cosa che non è da ricordare, ma solo sapere che poi quando si programma un beacon si possono scegliere anche, naturalmente, si può scegliere la potenza del segnale. La potenza del segnale determina la distanza che la trasmissione può coprire. Ed ecco a questo punto uno schema generale di come funziona il sistema. Perché che cosa fa alla fine questo beacon? Il beacon fornisce un link a contenuti cloud. Lui, come dire, fornisce un link a contenuti cloud all'applicazione, non a voi. Non è un QR code, per esempio, non è un QR code che trasmette una URL. Voi non vedete la URL, a meno che esplicitamente fra i contenuti non vi sia un'informazione che necessiti proprio la visione di una URL, www.webinar.com, okay? Altrimenti il beacon, lui sa dove deve andare a prendere i contenuti, è lui che sa dove andare a prendere. E quindi, per disporre i contenuti, che sono cloud, cioè non sono contenuti all'interno del beacon, bisogna disporre della rete internet, questo è chiaro. Cioè, il beacon, il contatto avviene attraverso Bluetooth, ma i contenuti sono disposti da un collegamento fra il dispositivo beacon e la rete internet. In certi casi i contenuti si trovano nella cache del beacon, quindi qui a
abbiamo invece degli strumenti un po' più evoluti che possono anche contenere direttamente delle informazioni e quindi prescindono da un collegamento web che poi consente anche al fruitore di evitare di accendere una connessione internet. E quindi il beacon funzionerà in questo caso anche offline, però questi sono casi più rari. Sono casi più rari perché c'è una complessità dell'oggetto e anche costi notevolmente superiori per la sua produzione e distribuzione. Allora, nella sostanza, uno si può chiedere, va bene, ma se abbiamo a che fare con la rete internet, allora qual è la differenza reale tra collegarmi a un sito dove trovo questi contenuti e riceverli tramite un beacon? La differenza è esattamente questa, che la tecnologia dell'apprendimento di prossimità è una tecnologia che ha come scopo quella di evitare che l'utente vada a cercare dei contenuti o anche semplicemente che debba tutte le volte inquadrare un QR code o un elemento di realtà virtuale per o aumentata per poi andare all'oggetto e riceverlo. Quindi si vogliono evitare dei passaggi che portano l'utente a compiere delle azioni, perché si è visto che è molto più facile per l'utente ricevere direttamente dei contenuti senza bisogno di doverseli cercare e riceverli già in modo predisposto e tecnicamente funzionante. Quindi la differenza, la grande differenza del beacon è un po' la differenza che esiste tra un sito web e un podcast. Nel podcast voi tramite il feed RSS ricevete automaticamente dei contenuti, i quali ovviamente possono essere all'interno di un sito, però nel sito ve li dovete andare a cercare e non avete una ricezione automatica di questi contenuti. I contenuti che si possono distribuire attraverso la tecnologia beacon sono tutte le tipologie di contenuti multimediali, ovviamente. Abbiamo parlato fino adesso della struttura tecnica di un beacon. Allora, parliamo del progetto. Ve ne vediamo qualcuno. Vediamo tre progetti. Quindi, dobbiamo pensare che il progetto deve essere costruito e quindi la prima cosa che noi faremo, utilizzando un'applicazione che ci consente di fare questo, sarà proprio di costruire il primo progetto e lo chiameremo ovviamente progetto e sarà costituito a livello del progetto, cioè dell'area generale. Il progetto al suo interno avrà delle interazioni, quindi per esempio ci sarà, non lo so, se siamo all'interno di una biblioteca ci sarà area dispense, area letture e area interazioni. Queste aree sono tre aree distinte che non necessariamente devono trovarsi in tre locali distinti. Può essere la suddivisione in aree di uno stesso locale, può essere anche la suddivisione in aree di una stessa classe, per esempio, dove l'insegnante può, in una scuola elementare, per esempio, e provate a farlo perché i ragazzini si divertono moltissimo con questo sistema, hai, non so, la parete in fondo, frontale rispetto alla lavagna, che può essere quella di geografia, quella parete di destra, quella dell'area, non so, matematico-scientifica, quella di sinistra, culturale letteraria e così via. E i beacon possono identificare aree diverse all'interno di uno stesso ambiente. Questi si chiamano posti. Quindi noi abbiamo dei posti, i place, dei posti, che sarebbero queste aree. Ora, che cosa succede? Bisogna capire la gerarchia di costruzione del beacon. All'interno di questi posti, che sono identificati come aree, vengono distribuite delle card, vengono distribuiti dei contenuti. Questi contenuti sono dei pacchetti che vengono chiamati card che possono avere diversi, a loro volta, contenuti al loro interno, filmati, animazioni, quiz, test da proporre, dispense, libri, slide,
musica, quello che volete voi. Però ogni pacchetto viene chiamato calci, quindi se voi prendete per esempio l'area dispense, ecco che trovate che l'area dispense è composta da due calci, l'area letture è composta da due calci e l'area interazioni in questo caso è composta da tre calci. Vi faccio rilevare una cosa, che l'area dispense segnala che non ci sono beacon connessi, l'area letture ci segnala che non ci sono beacon connessi, lo stesso l'area interazione. Perché? Perché noi prima abbiamo creato il progetto con tutta la sua struttura, cioè abbiamo stabilito che cosa deve essere trasmesso a partire da quale luogo e poi associeremo quegli oggettini che vi ho fatto vedere prima alle singole aree. Ogni oggetto può essere associato a un'area specifica. Naturalmente io posso anche dire che lo stesso beacon è associato a tutte e tre le aree, quindi trasmette le stesse cose in tutte e tre le aree. È un po' illogico, ma comunque possiamo fare benissimo una cosa di questo genere. Quindi, ricapitolando, ogni progetto è composto da place, i posti fisici nei quali si collocano i beacon. Ogni place trasmette informazioni, giochi, interazioni, usce geolocalizzate per aree e tutto quello che volete. Penso che sia chiaro fino a qui. D'accordo? Adesso ritorniamo alla caratteristica strutturale dei posti, i place. Quindi abbiamo un progetto, che è quello di sopra identificato dalla benzina, che è sotto dall'icona del ponte. E come vi ho detto prima, i place identificano le aree, quindi vedete che in questo progetto i place sono diversi. Le aree qui sono quelle della sala, poi l'area menu e l'area risorse, mentre qui è quello di prima, la biblioteca, dispense, letture, eccetera. Cioè, nella sostanza, ogni progetto ha una struttura orizzontale di questo genere. Che cosa sono invece le schede? Allora, le schede sono i contenuti che vengono trasmessi all'interno di ogni place, di ogni area. Quindi, per esempio, nell'area menu noi avremo una scheda che parlerà del menu cinematografico, le sue caratteristiche, eccetera. Un'altra che parlerà del menu in base ai suoi componenti, quindi uno che si riferisce alla metafora del cinema e uno che si riferisce alle ricette effettive. E qui siamo in biblioteca, invece, nell'altro progetto avremo una scheda che vi propone la lettura della pioggia del Pinetto di Gabriele D'Annunzio, e quindi voi la riceverete e l'ascoltate. E qui vedete, invece, potrete attraverso questo vedere e ascoltare un film su poesie di Giovanni Pascoli. Quindi le schede identificano i singoli contenuti. Ricapitoliamo questa struttura, abbiamo quindi allora il progetto, abbiamo il place corrisponde al beacon e poi abbiamo le schede. Quindi il beacon si inserisce in uno solo di questi step, che è quello che riguarda il place, cioè l'area fisica alla quale il beacon è associato. E infatti, eccoci qua, dobbiamo assegnare i beacon. I beacon sono assegnati ai place. Ogni place può avere a disposizione un beacon, ma ogni beacon, come vi ho detto, può contenere diversi place. Ora, il punto invece qual è? Il punto teorico è che noi dobbiamo stabilire che tipo di organizzazione adottare. Per esempio, vogliamo adottare una organizzazione di tipo come dire, tematico o legata ai singoli oggetti. Vi faccio un esempio. Se noi siamo un'esposizione che parla di diversi pittori, vogliamo creare un'organizzazione per cui ciascun beacon parla di un autore, per esempio Caravaggio, e quindi avremo una nomenclatura che sarà Caravaggio, Brunelleschi, Michelangelo, eccetera, oppure
vogliamo avere una struttura che parla della di tematiche trasversali diversi autori, quindi prospettive, impiego del colore, la luce, tutte tematiche, oppure potremmo avere anche una struttura mista, quindi sia Caravaggio, Buganleschi, eccetera, per oggetto, sia per tematica. Questo è un tema di tipo culturale progettuale che però deve essere risolto, perché poi tutta la distribuzione dei contenuti deve avvenire in uno di questi tre modi, ripeto, o legato direttamente all'oggetto, o legato a tematiche trasversali, oppure entrambe le cose insieme. Infine, come avviene l'assegnazione di beacon? Prima di tutto dovete sapere che il beacon viene programmato da un soggetto e quindi viene legato a una determinata trasmissione di contenuti e a un determinato progetto, e quindi non è poi utilizzabile per altre funzioni. Però detto questo, che è anche logico, ovviamente, nell'applicazione che noi useremo, si chiama Lockly, quando siamo all'interno della struttura di beacons, qua, eccolo qui, noi vedremo chi è appunto il proprietario e sarà lì che poi vedremo anche quali sono i progetti a cui il beacon appartiene. E ovviamente apparterrà a questi progetti perché saremo sempre stati noi ad averlo stabilito, creando il legame tra il beacon e il progetto. Allora, questo è quanto da un punto di vista così di presentazione generale e di informazioni sul funzionamento dei beacons. Adesso io mi metterei al lavoro per creare proprio la struttura e cerchiamo di farlo anche con voi se avete la possibilità. C'è qualcuno, Orietta, chiede in termini concreti, in riferimento ad un'aula scolastica, quanti contenuti riesce a ricevere un beacon. Allora, il beacon trasmette tutti i contenuti, non li riceve, li trasmette, perché li riceve da cloud, se vogliamo, compito è trasmetterli. Anzi, il suo compito non è neanche riceverli, perché i contenuti non passano dal beacon. Il beacon è lo strumento che consente di stabilire una connessione tra il dispositivo mobile a disposizione e l'apparato cloud che poi i contenuti trasmettono. Tutti quelli che si vuole, non ci sono limiti, e non ci sono neanche limiti di collocazione di beacon all'interno di un'area. Diciamo, l'unico limite è quello di un tiracretino che entra in un ambiente e si trova a 50.000 beacon a disposizione, messaggi che gli arrivano da tutte le parti, contenuti a destra e a sinistra, perché deve essere uno strumento fruibile, però non abbiamo questa, non abbiamo limite. Dunque, prima di tutto noi dobbiamo creare il beacon dall'applicazione che useremo e che si chiama Lockly. Allora io adesso devo fare una cosa, perché noi vedremo le slide, ok, ci riferiamo alle slide, però applichiamo anche le cose direttamente all'interno di questa applicazione, così quando poi rivedrete le slide saprete anche come funziona la cosa. Eccoci qua. Allora, usiamo come ambiente quello di Lockly, perché ci sono molti modi di programmare i beacon. Io ho scelto quello più semplice e interessante, perché gli altri modi prevedono di entrare in un ambiente di sviluppo e quindi, per esempio, utilizzare Swift piuttosto che C++ o determinati ambienti, cosa che fanno i programmatori, ma che oggi non è più tanto necessaria perché cominciano a esserci delle applicazioni e dei servizi che ci permettono di fare questo. Un'organizzazione complessa di beacon presuppone che ne vengono utilizzati molti e dunque
che ci si, magari che si aggancino a un database, che questo database cambi. Voi pensate, non lo so, una catena di supermarket che decide di agevolare le visite all'interno di un ipermercato da parte dei clienti, collocando dei beacon che vi forniscono immediatamente le informazioni più interessanti relative a prodotti, non so, anche non solo prezzi, ok, ma qualche, non lo so, la catena di produzione, le calorie, eccetera, ricette, la collocazione del prodotto, dove trovi il pomodoro in questo grosso ipermercato. Ecco, qui i beacon si devono interfacciare con dei database molto complessi che hanno al loro interno centinaia di migliaia di prodotti che cambiano continuamente, cambiano le descrizioni, cambiano i prezzi e così via, e allora noi non possiamo utilizzare degli ambienti come quello che vi propongo, perché gli ambienti che vi propongo in questo caso richiederebbero un inserimento manuale dei dati, quindi vanno bene per dei musei, delle esposizioni, delle scuole, diciamo degli oggetti culturali così, ma non certamente per le istituzioni, le grandi istituzioni soprattutto, che trattano centinaia di migliaia di dati. In questo caso vanno costruiti dei database e quindi bisogna rivolgersi a degli informatici che possano realizzare questo. In ogni caso, noi entriamo e facciamo il nostro login qui all'interno di Locly. Perfetto, siamo qui dentro e qui Locly presenta due ambienti. Il primo è quello della applicazione nel quale ci troviamo, che è Locly Native, che consente di creare delle applicazioni per iOS, per Android, quindi di trasformare quello che io vi farò vedere in un'applicazione vera e propria indipendente, che quindi uno si scarica. Che cosa vuol dire applicazione? Vuol dire che se io vado a vedere la mostra di Van Gogh, scaricherò l'applicazione del museo di Van Gogh. Questa applicazione in realtà che cos'è? L'organizzatore dei beacon all'interno del museo. Quindi una volta che io ho scaricato l'applicazione, girando all'interno del museo riceverò tutte le informazioni necessarie. Noi non facciamo questo per due motivi. Primo perché, non perché è complicato, perché è uguale all'altro sistema che adesso vi propongo. Ma primo perché questo sistema non è sperimentabile gratuitamente, è a pagamento, ovviamente si tratta della creazione vera e propria di un'applicazione, e secondo perché se noi creiamo un'applicazione la dobbiamo anche spedire all'Apple Store o al Google Play affinché venga validata e poi distribuita, quindi non fa parte degli intenti di questo seminario. Allora, voi avrete l'accesso invece al Sandbox. Sandbox è l'area all'interno della quale io mi trovo. E che cosa vediamo all'interno del Sandbox? Vediamo alcuni progetti. Vediamo che c'è un progetto vuoto qui, che possiamo tranquillamente cancellare. Direi, benissimo, non ci serve niente. Ecco, poi abbiamo per esempio un progetto Chuck, che è fatto con degli amici di un'organizzazione, di un'azienda. Abbiamo un progetto che fa di biblioteca, letteratura, così, un progetto personale, quello famoso del matrimonio di cui vi ho parlato, eccetera. Abbiamo i nostri progetti. Quando creiamo un progetto dobbiamo fare così, create project. Quindi creiamo il nostro progetto, daremo un nome al nostro progetto. È molto semplice, non ci sono grosse cose da fare. Creiamo proprio il progetto e gli diamo un nome. Adesso ne prendiamo uno che è già predisposto, per esempio questo. Come vedete qui abbiamo dato un nome al progetto che si chiama Zona di Letteratura. Esperienze di letteratura, area dispense, area letture, poi abbiamo una descrizione, letture e ascolti di letteratura, possiamo poi inserire un test, eccetera, eccetera. Questo riguarda il progetto, ma il progetto, come vi ho spiegato prima, deve essere articolato in place. Quindi qui abbiamo il nostro progetto di scuola, non lo so, di biblioteca, quello che è, e poi abbiamo i place, le aree. Quindi abbiamo l'area dispensa. Eccola qua l'area dispensa. L'area dispensa, abbiamo un titolo,
abbiamo delle spiegazioni e poi il beacon al quale l'area dispense è associata. Come si fa ad associare il beacon? Beh, il beacon va scelto, lo scegliamo, vedete abbiamo dato dei nomi: Alberto Pian, cena parlante, letteratura radius, cena matrimonio, quindi abbiamo dei beacon che hanno dei nomi e noi andiamo, in questo caso, associeremo il beacon al progetto, al place, e così facciamo anche per gli altri. Eccolo qua, questo è associato invece a un beacon che si chiama letteratura radius, e qui abbiamo un altro beacon, in questo caso è sempre letteratura radius. Che cosa abbiamo poi all'interno dei place? Abbiamo le card, cioè le card sono i veri elementi che trasmettono i contenuti. Proviamo a vedere. Qui, per esempio, viene trasmesso un cruciverba. Che cos'è questo cruciverba? È un widget che è stato caricato, abbiamo fatto l'upload. Questa è la pagina dell'upload. Possiamo fare l'upload di filmati, possiamo fare l'upload di pagine PDF, libri, quello che vogliamo. In questo caso abbiamo fatto l'upload di un widget, cioè di un elemento fortemente interattivo. La card, cioè quell'elemento che trasmette il contenuto, in questo caso trasmetterà un cruciverba, è un widget che propone ai visitatori di eseguire un cruciverba. Questa card fa solo questo, trasmette un cruciverba. Ogni card trasmette uno e un solo contenuto. Questo invece trasmetterà un widget di un altro tipo, una timeline interattiva, e questo vediamo cosa trasmette. E questo semplicemente trasmette una URL molto lunga, ma in realtà vi mostra i contenuti direttamente. Cioè, vi mostrerà dei contenuti che sono visibili attraverso degli occhiali VR, perché vi trasmette l'uomo di Mantova a 360 gradi. E quindi per fruire di questa attività vi viene segnalato che dovete indossare gli occhiali speciali, inserire il vostro smartphone all'interno di questi occhiali, quindi navigherete all'interno del Duomo di Mantova. Questa è la struttura generale. Adesso ritorniamo alle nostre slide e cominciamo a fare degli esperimenti. Allora, prima di tutto, un esperimento molto semplice che potete fare è quello di trasformare il Mac in un beacon. Già, perché? Perché oltre agli oggettini che vi ho mostrato, voi avete anche la possibilità di trasformare il vostro smartphone, il vostro tablet e il vostro computer in un dispositivo beacon a sua volta. Potete trasformare qualsiasi dispositivo informatico di questo genere che abbia la connessione Bluetooth, la possibilità di ricevere e trasmettere segnali Bluetooth in un beacon. Come si fa? Si fa così. Si usa un'applicazione che si chiama Mac Beacon. Eccolo qua. L'applicazione Mac Beacon, avendo Bluetooth attivato all'interno del vostro Mac, vi consente di trasformare il vostro dispositivo in uno strumento beacon. Quindi voi entrate in classe con il vostro Mac e il vostro Mac è già un beacon, e chi ha appunto a disposizione l'applicazione, che è l'applicazione Lockly, stiamo parlando di questo ambiente di produzione, riceverà le informazioni che voi avete stabilito. Se ne avete seguito fin qui, dovete fare l'ultimo sforzo, perché questo esperimento verrà riproposto due o tre volte, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Però dovete capire qual è la procedura, perché poi anche per conto vostro la potete realizzare facilmente. Ve la spiego veramente in poco tempo, però ci va un minimo di attenzione. Vi ricordate quando vi avevo parlato dell'UID del beacon? Eccolo qua, questo è l'UID del beacon. Vi ricordate che avevamo visto il major e il minor? Eccolo qua, sono questi due identificativi. Adesso, la questione
che vi voglio sottoporre è la seguente. Chi e in che modo assegna questi identificativi affinché la trasmissione dei contenuti possa avvenire? Allora, ecco la risposta che vi do, la dovete seguire in un paio di passaggi. Il primo. Il beacon, anzi, precisiamo, gli identificativi del beacon non vengono stabiliti a livello di beacon, ma vengono stabiliti a livello di applicazione che governa il beacon. Quindi, punto numero 2, ecco che cosa faccio, ritorno in Locky, nella mia applicazione Locky, dove ho i miei progetti. Se voi notate, oltre ai progetti, ho anche una sezione che si chiama beacon. Quindi io entrerò in questa sezione che si chiama beacon. Terzo step che bisogna comprendere bene è che io non devo prendere i numeri che trovo qui nel mio beacon. Ok, qui sulla destra dello schermo io ho aperto, come dire, ho aperto il beacon. In questo caso è il Mac, ma potrebbe essere anche uno di questi. Non cambia niente dal punto di vista della schermata di visualizzazione. Oppure sempre un UID, un Major, eccetera. Allora, io non prendo questo e lo copio qui dentro, ma faccio il contrario. Cioè, io creo dal progetto, creo la struttura beacon, che poi devo replicare all'interno del mio oggetto specifico, sia esso il Mac che il beacon che poi ci darà la parete. Quindi guardate che cosa faccio. Posso o prendere gli identificativi di un beacon che è già stato creato, per esempio Estimate Zone, prendo questo e qui io ho l'identificativo, lo prendo, lo copio. Lo copio qui. Ok. Lo copio qui e poi copio qui anche i numeri del major e del minor. E che cosa succederà una volta che ho copiato questi denti? E poi gli dirò, ovviamente, gli dirò applica e gli dirò turn beacon on, cioè attiviamo il beacon. Che cosa succederà? Succederà che, avendo già creato il beacon qui all'interno, eccolo qua, e avendo preso il beacon che si chiama Alberto Pian, che cosa trasmetterà a questo punto il mio Mac? Beh, trasmetterà i contenuti ai quali questo beacon è stato associato. Per cui, se torniamo ai progetti, vedremo che il beacon Alberto Pian è associato al progetto Alberto Pian. Ed eccolo qui, che infatti noi siamo all'interno del progetto Alberto Pian, nel place di Alberto Pian abbiamo come beacon associato, abbiamo Alberto Pian. E che cosa trasmette Alberto Pian? Alberto Pian trasmette delle immagini del suo sito, dei filmati, delle informazioni che lo riguardano da un punto di vista professionale. Che cosa avremmo fatto? Quindi, se mi avete seguito fin qui, se no ve lo ripeto, non c'è problema, è il meccanismo attraverso il quale noi stiamo creando un beacon e associandolo a un progetto. Che cosa abbiamo fatto? Primo esperimento, abbiamo trasformato il mio Mac in un beacon che era già associato a un progetto. Questo progetto era Alberto Piani, quindi chiunque si avvicina al mio beacon con l'applicazione Locky scaricata sul suo dispositivo riceverà le informazioni di quel progetto, che in pratica è Alberto Piani. Voi non potete ricevere queste informazioni, e sapete perché? Adesso vi faccio la domanda tra pochetto, vediamo se avete capito. Ma adesso
Ditemi perché voi non potete ricevere le informazioni al Alberto Piano. Se avete capito? Ah, bravo, subito, Franca, l'ha beccato subito. Anche Antonella, avete seguito? Ah, beh, tutti, vabbè, allora, niente, no, pensavo peggio, siete in gamba, però ascoltate, eh. Le risposte sono giuste, perché siete a distanza, è ovvio, quindi io non posso farvi vedere sui vostri dispositivi queste informazioni, perché siamo nel quadro dell'apprendimento di prossimità. Quindi, se venite qua, io vi accolgo molto volentieri, transitate davanti ai miei beacon e riceverete le informazioni. Ok, qualcuno dice Mac, cose eccetera. Sì, però nella board io ho spiegato perché parliamo di Mac, iOS eccetera, perché è il modo più semplice, perché è il beacon e perché la struttura che io vi insegno poi la potete utilizzare con altre applicazioni, altre metodologie, anche un po' più complicate, ma la struttura è questa e che funziona per altri dispositivi. E poi una tecnologia che appunto, essendo nata in ambiente Apple, offre delle opportunità straordinarie con questa tecnologia, ma non è limitata ad Apple, appunto perché l'ambiente Locky consente di creare l'applicazione per Android e per iOS. Prenderei proprio il beacon classico e vi faccio vedere che cosa succede quando attivo il beacon e passo con lo smartphone di fianco al beacon stesso. E dal mio smartphone apro l'applicazione che si chiama Locky. Allora, vedete che esistono due applicazioni Locky. Allora, Locky Sandbox è quella che usiamo noi, in questo caso esiste solo per dispositivi iOS, cioè Apple. Quindi prendiamo Locky Sandbox, eccolo. E qui cosa ci dice? Ci dice giustamente che non abbiamo beacon all'inizio perché non l'ha trovato, e poi ne ha trovato uno, certo, perché l'abbiamo appena regolato, quindi questo beacon trasmette le informazioni che riguardano Alberto Piano. Ecco, avete visto che dal mio iPhone che cosa è successo? Siccome sono nei pressi, ovviamente è qua, eccolo, anche qua il mio iPhone, siamo nei pressi, ecco che è comparso un altro beacon, cioè abbiamo due beacon a disposizione e i due beacon trasmettono due cose differenti. Allora, il primo trasmette Alberto Piani e vedete, questi sono i place, questi orizzontali sono i place che sono composti da diverse card. Eccolo come si manifesta la struttura. Quindi qui si viene, se faccio clic, si viene semplicemente rimandati al mio sito. Qui per esempio si viene rimandati a Twitter, qui si viene rimandati ad altri contenuti, e invece il place sottostante, che è questo, riporta per esempio a un questionario, un modulo che si può compilare e che presenta appunto le alternative di scelta dei miei webinar, cose che molti di voi conoscono. Qui invece, per esempio, abbiamo delle informazioni di altro genere, dei filmati, qui si può vedere un film addirittura, e con questo, con le varie card, vedete, c'è accesso a diversi contenuti. Ogni card ha un'immagine di riferimento e poi ha una breve spiegazione sottostante con un'altra immagine. Quindi avete proprio visto con mano che cosa succede quando mi avvicino a una tecnologia. Lui segnala i beacons. Beacon nelle vicinanze. Se io faccio tap su questi beacon, poi lui li mostra. Abbiamo due beacon, uno si chiama Estimot 257, eccetera, l'altro Alberto Pian. Questa è la distanza, la potenza di trasmissione, vi dà tutta una serie di informazioni. Adesso io vorrei con voi, se avete tempo 5 minuti, io lo vorrei proprio configurare un beacon per farvi vedere tecnicamente che cosa succede. Cosa dobbiamo fare per configurare un beacon? Dobbiamo avere l'applicazione specifica, che sono applicazioni gratuite con le quali noi possiamo configurare il beacon. Per esempio Beacon CFG per Android o Beacon 7 per iOS, che ha questa figura. Ok.
Allora, ecco che cosa facciamo. Dal mio smartphone, quindi guardate adesso lo smartphone, apro Beacon Set e lui mi deve trovare sicuramente, ok, mi trova due beacon. Adesso entriamo e vediamo quali sono le caratteristiche, cioè il setting del beacon. Quindi lui ha un numero identificativo che è questo. Andiamo a vedere in Lockly che cosa corrisponde questo numero identificativo. Nei beacon che abbiamo creato con Lockly ci sarà un numero identificativo che è questo, che è stato copiato e incollato all'interno di questo beacon. Adesso facciamo così, ne creiamo un altro da zero, quindi tenete d'occhio le due schermate, Lockly da una parte e il mio iPhone dall'altra. Gli dirò aggiungi un beacon, quindi prendo un beacon di tipo, abbiamo detto in questo caso Estimate, ecco qua, gli assegniamo. Il minore e il maggiore, quindi cosa ho fatto? Ho creato un beacon, cioè virtualmente, nel senso che ho creato i numeri identificativi del beacon all'interno del mio progetto. E questo è l'UID che io copio e incollo qui all'interno del mio applicazione smartphone. Devo solo avere un'accortezza che lui qui mi propone un numero intero, io devo dividerlo. Devo separare le prime 8 cifre con un trattino, in questo modo, un altro trattino, ma è molto semplice da fare. Una volta che ho intrapreso questa operazione, devo assegnare il minor e il major. Quindi come major abbiamo questo numero 7904, quindi lo riporterò dall'altra parte. Vi avevo detto che era complicato questo webinar, 7904, però anche se poi voi non applicherete queste tecnologie avrete delle informazioni interessanti che non molti oggi hanno a disposizione. La stessa cosa facciamo per il minor, quindi copiamo lo stesso identico numero 61578, salviamo, lui richiede una password. Cioè abbiamo i dati di questo beacon associati a un beacon reale, che è questo che abbiamo chiamato Alberto Pian 010. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente recarci nei nostri progetti che abbiamo già creato prima. Ovviamente prendiamo un progetto qualsiasi, per esempio questo, eccolo qua, scegliamo un place per volta e associamo il beacon al place in questione. Alberto Pian, per dire, ok, poi prendiamo un altro place dello stesso beacon, cioè lo stesso progetto, e lo associamo a un altro beacon e poi concludiamo con l'ultimo place a reinterazione che associamo ancora un altro beacon. Ed ecco quindi che cosa succederà. Succederà che a questo punto, passando vicino a questi beacon, riceveremo determinate informazioni che sono esattamente quelle del progetto specifico i cui place sono stati associati a dei beacon specifici. Ah, intanto avete visto che è arrivata una notifica da Lockly, la vedete qua? Lockly zona letteratura, benvenuti, perché ho montato anche un altro beacon. Vediamo che cosa succede con l'applicazione Lockly. Abbiamo detto Lockly Sandbox. E Lockly Sandbox naturalmente adesso ha tre beacon.
perché i vari beacon sono stati associati a diversi progetti. Bene, anzi a diversi place all'interno di diversi progetti. Siamo precisi, sennò poi non capite più il rapporto tra beacon e dati che questi devono trasmettere. Ok? Allora io direi che fondamentalmente questo è quanto. Spero che siate riusciti tutti a capire bene. E poi ci sono le slide anche che possono chiarirvi meglio. Quello che abbiamo fatto l'avevo predisposto prima in modo che ci fosse una conformità tra le slide e queste applicazioni. Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo agganciato i beacon. Queste sono le applicazioni di riferimento. E vi ho spiegato che il Locklee nativo può sviluppare anche delle applicazioni e che queste ovviamente sono disponibili per Android, per iOS e così via. Ricordatevi sempre questo, esiste e deve sempre esistere un'applicazione che è preposta per ricevere i contenuti da Beacon. Perché? Perché i contenuti sono multimediali, sono dei pacchetti, è come avere un ebook interattivo all'interno, ecco, con tutti i vari contenuti. L'applicazione necessaria. L'applicazione può essere Locklee, allora in questo caso però usufruirete di questa esperienza solo attraverso i dispositivi iOS, oppure possono essere delle applicazioni iOS e Android create sempre con Locklee, però in questo caso ovviamente a pagamento e a costi chiaramente maggiori, che comportano anche i costi di pubblicazione, per quelle istituzioni per le quali il beacon potrebbe essere veramente un elemento che può fare anche la differenza sia come marketing sia come legami con il pubblico, le persone che frequentano questa istituzione. Mando via il sondaggio, voi intanto scrivete tutto quello che vi sentite di scrivere. Orietta vive nel mondo dei beacon, ne ha trovati un sacco nelle vicinanze. E tu avrai trovato nelle vicinanze dei dispositivi che potrebbero essere dei beacon. Perché? Perché avrai trovato dei dispositivi Bluetooth. Per esempio, se la televisione Samsung del tuo vicino ha un dispositivo Bluetooth, il tuo rilevatore dice c'è un beacon, invece no, non è un beacon, è un televisore da 100 pollici che peserà 50 kg, che però potrebbe essere programmato in quanto beacon, cioè in quanto mediatore di distribuzione di contenuti. Quindi giustamente lui l'ha rilevato, ecco, certo. Adelaide chiede che differenza c'è tra il QR code di beacon. Allora, QR code è realtà aumentata, e beacon sono degli strumenti che fanno parte dello stesso tema che si chiama geolocalizzazione dell'apprendimento o del marketing, in sostanza. Comunque la geolocalizzazione dei contenuti. La geolocalizzazione dei contenuti significa che i contenuti sono vicino a me. Quindi io entro in un museo, posso trovare un QR code e in quel momento lì lo inquadro e fruisco di alcuni contenuti. La principale differenza sono due le differenze fondamentali, non tecniche, perché quelle tecniche sono radicalmente diverse, perché il beacon funziona attraverso un segnale radio mandato via Bluetooth. Il QR code funziona attraverso la rete internet direttamente, quindi sono tecnologie diverse. Ma quello non ci interessa, perché dal punto di vista del fruitore non cambia niente sapere che tecnologia c'è dietro. Invece le due differenze fondamentali sono queste. Il primo è che io devo inquadrare il QR code, lo devo andare a cercare, magari c'è anche tanta gente, non riesco a sistemarmi bene e quindi la prima tecnologia è una tecnologia tradizionale, nel senso che io devo andarla a cercare. La seconda tecnologia invece è una tecnologia push, cioè arriva quando senza bisogno che tu la cerchi, perché arriva identificandoti geograficamente, quindi là tu dove tu ti trovi. Questa è la prima differenza. La seconda differenza è che nella prima tecnologia io
vado nel QR code, ricevo delle informazioni, qualsiasi tipo di informazioni, e poi in qualche modo queste informazioni le devo memorizzare se le voglio tenere. Invece l'applicazione che governa il rapporto col beacon riceve i contenuti e i contenuti rimangono al suo interno completamente organizzati, per cui anche uscendo dal museo eccetera io li posso conservare. Questo ovviamente se l'autore te ne dà la possibilità, perché sennò chiaramente tu non puoi dire adesso tutta queste cose che ho ricevuto, tutti questi contenuti li conservi all'interno dell'applicazione, questo è chiaro. E quindi sono tecnologie che rispondono a esigenze diverse, ma che vanno sotto lo stesso ambito, che è quello dell'apprendimento di prossimità o marketing di prossimità, in questo caso, e cioè la geolocalizzazione e l'apprendimento del marketing. E i beacon, guardate, comprate anche per 20 euro, li trovate su Amazon, dentro il board del seminario vi ho dato i link per vedere i prezzi vari, così fare l'esperienza di comprarne uno e provare a programmarlo è carino, interessante. Eh sì, Claudio ha trovato il suo Chromecast per forza, perché trasmette via Bluetooth, quindi potenzialmente è un beacon. Se tu riesci a quell'oggetto ad assegnargli i suoi valori, l'UID minore e maggiore, e agganciarli a un progetto, ecco che quel dispositivo diventa l'intermediario per la distribuzione di contenuti. Ok, chiudo il sondaggio, condivido i risultati, vediamo un po' che cosa mi dite. Eccolo qua. Dice, allora, mi piacerebbe... Il prosciutto qui italiano al massimo. Allora, mi piacerebbe approfondire l'apprendimento di prossimità, sì, in generale come tema. Infatti io penso, è uno dei temi che mi appassiona di più, anche perché io poi ho iniziato a fare e-learning completamente a distanza, con corsi non blended, ma tutti completamente a distanza nel 2005. E vorrei insegnarvi una tecnologia che è quella dello storytelling game, all'interno di ambienti di apprendimento, che è una tecnologia che ho creato io, una metodologia che ho creato io, che è fantastica, mi piace un sacco, e sulla quale non ho mai tenuto né un corso né niente, perché alla fine poi bisogna sempre parlare d'altro e altre cose eccetera, e ho anche un libro pronto che non ho mai corretto e non ho mai pubblicato, ma lo voglio fare, e va sotto il nome appunto di geolocalizzazione dell'apprendimento e tecnologie di prossimità. Potrei proporre i beacon ad esperti, esatto, adesso che sapete cos'è, voi potrete proporlo a qualche esperto informatico all'interno della vostra organizzazione e dire, guardate, perché non organizziamo per esempio un sistema beacon nella biblioteca, partiamo con due o tre cosette, oppure non lo facciamo per informare i genitori che appena entrano a scuola ricevono immediatamente delle informazioni senza accavallarsi al tavolo del circolario, vedere dove, chi riceve, quando e come. Per dire, non lo so, ci sono tante cose che si potrebbero fare. Farò dei tentativi basandomi su ciò che ho preso oggi, perfetto, il 30% si sente in grado di fare qualcosa, ottimo, abbiamo la board e parliamone. Non conoscevo questa modalità di lavoro, la vorrei provare, provatelo, perfetto, non mi resta che augurarvi di ottenere dei risultati positivi. Allora, cari amici, si conclude qui la sesta stagione di webinar e che devo dire, buon weekend, vi saluto. Bene ragazzi e ragazze, per oggi è tutto, vi ringrazio davvero, è stato molto simpatico trascorrere con voi questi webinar e basta, ci rivedremo presto, grazie di tutto.